L'alunno al quale hanno rubato la merendina si rivolge supplicante al maestro e chiede giustizia. La stessa situazione paradossalmente si è verificata ieri e le visioni che abbiamo avuto di un Presidente del Consiglio umiliato, stanco, invecchiato all'improvviso, che si rivolge all'uomo più potente della terra raccontandogli cose delle quali al Presidente Obama non gliene può fregar di meno e soprattutto non le ha capite e non le ha recepite. Tutto questo in un consesso mondiale, il G8, che raduna gli 8 uomini più potenti della terra. Sono diventati 7, perché già è emarginato per le barzellette idiote, per l'atteggiamento isterico, per la prepotenza e iattanza che ha esportato fuori dall'Italia, ma che se in Italia è tollerata da suoi accoliti, fuori dall'Italia non è sopportata da nessuno. Ha fatto anche impressione il suo fare dimesso e dismesso dalla sua maschera carnescialesca che ha espone e adopera sempre per dimostrare un ottimismo che oggi è demodé, che non esiste più e lui l'ha capito, ed ecco che questa vista, per chi è abituato a vederlo in Italia, è veramente penosa. È invecchiato tutto insieme. Questo capita. L'età biologica la si supporta nel tempo con farmaci, con la chimica, poi all'improvviso l'organismo si piega in se stesso e si mostra il vero volto, che è quello di ieri del nostro ex premier.